Niente e nessuno mi potrà tenere lontano dai lavoretti di Natale di Arte per te. Ricominciamo! Tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? È davvero da tanto che non mi fermo a creare qui con voi. Sono stata veramente monella, botte Ombretta, botte. Però adesso sono tornata. Devo dire che è stato molto faticoso il mio cambio di vita, perché di questo si è trattato, di un cambio radicale di vita che mi ha portato in un'altra città con un lavoro in più. Non dico con un altro lavoro, perché io il mio lavoro, quello che avevo giù in Sicilia, quello che avevo a Catania, continuo a farlo, cioè i video, i corsi, i libri, insomma una serie di cose che sto continuando a portare avanti, ma in più da quest'anno c'è anche la scuola, sono ritornata ad essere una prof sul campo e quindi devo dire la cosa mi sta piacendo in maniera enorme, come già immaginavo, perché io adoro insegnare ad ogni tipo di livello, quindi è una cosa che mi piace tanto. Mi piacciono i giovani, mi piacciono i ragazzi e mi sto divertendo un mondo. Non senza però qualche fatica, perché effettivamente rimettere su una casa, per quanto non sia una casa mia, una casa in affitto, una casa molto però devo dire che piano piano la sto facendo carina e vi assicuro che prima di Natale facciamo un bel home tour, anzi buco locale tour, in cui vi faccio vedere il prima e il dopo. La magia di Ombretta ha colpito anche qui. Però la magia di Ombretta colpisce ogni anno, soprattutto a Natale, e quindi non si può dare inizio alle festività senza un calendario dell'avvento che scandisca i giorni in maniera dolce e preziosa, in modo da arrivare al Natale preparati e corroborati. Mi raccomando, per questo Natale pensate per tempo ai regali e due sono proprio qua, uno e due. Il grande libro del colore è un regalo perfetto per tutti, perché non è un libro che va letto soltanto dalle persone che amano la creatività e sporcarsi le mani, è un libro di cultura, una cultura easy, una cultura piacevole da leggere, non pedante, quindi lo consiglio a tutti e lo trovate in tutte le librerie, sia fisiche che online. Il ricettario dell'arte, invece, questo qui che babbo un attimino in palla, è un libro invece dedicato agli addetti ai lavori, a coloro che vogliono creare con le proprie mani tutti i materiali di cui hanno bisogno per sviluppare e sostenere la propria arte. Materiali di ottima qualità fatti in casa con grande soddisfazione e con la consapevolezza di ciò che si va ad usare, perché il ricettario dell'arte ha questo grande scopo: far capire cosa si usa e quindi quando è meglio usare una cosa piuttosto che l'altra. Vi aspetto in tutte le librerie e soprattutto mi piacerebbe tantissimo essere sotto il vostro albero di Natale quest'anno con i miei libri. Regalatemi, regalatemi ai vostri amici. Ora basta parlare, spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il calendario dell'Avvento 2024. Per creare il nostro calendario dell'avvento ci occorreranno le squadrette che sono nuove nuove, ancora col prezzo, le nuove squadrette di Arte per te, ve le presento. Dei laccetti io userò questo verde di velluto bordato d'oro che ho preso da Tiger a pochissimo, meno di 3 euro mi pare, molto carini questi nastrini in velluto. Una stecca d'osso o qualunque cosa ci permetta di piegare bene la carta. Un paio di forbici, per praticità vi faccio vedere queste, ma se le avete anche più grandi, prendetele. Dei numeretti, io non li ho qui con me, ho comprato queste stelline su cui scriverò i numeri a penna, quindi degli adesivi numerati o dei numeretti scritti da voi. Delle carte che vi piacciono, io penso che userò questa per il fondo, questa per i laterali e questa per l'interno. E questa per le scatoline. Vedremo. Riciclerò questa busta in cui mi hanno fatto un regalo perché con questo farò il frontale del mio calendario. Quindi scaricatevi da internet, riciclate delle buste a tema natalizio o fate un bel disegno che ricordi il Natale. Tutto va bene. Io riciclerò la bustina.
dei bicchieri rigorosamente usati, sciacquati, che adesso andiamo a riutilizzare. Questi sono i bicchieri che ho usato nel primo mese di permanenza qui a Ravenna, che ogni volta li ho usati semplicemente per l'acqua, quindi ogni volta poi li ho sciacquati, li ho conservati bene e adesso eccoci pronti per riciclarli. Saranno le caselline del nostro calendario dell'avvento. Le nostre colle, attaccatutto, colla in stick, colla di riso o vinilica, vanno bene tutte e tre. Io userò principalmente 1, 2 e 3. Vedrete le differenti funzioni che darò ad ognuna di esse. L'immancabile taglia balza. Non c'è calendario dell'avvento senza dolciumi, scegliete i vostri preferiti. E poi il corpo del nostro calendario, che sarà fatto di cartone da recupero. Lo preleverò da una scatola. Cominciamo! Dalla mia scatola ricavo un pezzo bello liscio e piatto di cartoncino, un bel rettangolo. Ok, adesso che abbiamo il nostro rettangolo, misuriamolo, perché da questo dovremo ricavare le due facciate del libro, perché il nostro calendario dell'avvento quest'anno sarà a forma di una sorta di libro. Così vediamo quanto è lungo. Allora, 0 lo mettiamo qua, allora è 49,5 per 39,5, e allora a 24,7 facciamo un segnetto. Guardate, il segnetto facciamolo a 24, che è pure Natale, che è la vigilia, e facciamolo anche dall'altra parte, facciamolo a 25, così abbiamo due segmenti, se abbiamo misurato bene, e facciamolo da 24 anche dall'altra parte, così. Stessa cosa nella parte inferiore, quindi giriamo e facciamo, uniamo i punti e ritagliamo le due metà. Abbiamo le due parti. Ora mi sembra un po' troppo altino. Bene, uguale, perfetto. Però la sua altezza mi sembra un po' eccessiva. Io lo farei non più alto di 30 centimetri. Quindi adesso prendo i 30 centimetri di altezza, sì, perché non voglio fare una cosa gigantesca, voglio fare una cosa abbastanza comoda da riporre o mettere su uno scaffale. Ok, e segniamo la linea. Quindi avremo un rettangolo che sarà 30 per 24. A questo punto questi saranno i due laterali, ci manca il pezzo di mezzo e tagliamolo ad un'altezza di 30 centimetri anche lui. Ok, per quanto concerne la larghezza dovrei decidere lo spessore delle mie scatoline. Io non le voglio fare più alte di 4 centimetri ciascuna, quindi taglierò il mio calendario, cioè il mio dorso, 8 centimetri, in modo che poi alloggi 4 e 4 delle scatoline. Mi do un po' di gioco, quindi lo faccio 8,5, perché non sarò mai super precisa. Questo quindi sarà 8,5 per 30. Quindi alla fine del nostro ritagliare avremo due pannelli che saranno 24 per 30 e un pannello che sarà 8,5 per 30. A questo punto prendo la mia bella carta, prendo il mio righello e faccio una cosa molto semplice. Faccio due strisce di carta, non mi interessa la lunghezza, nel mio caso è 35 centimetri, ma credetemi, non è assolutamente importante la lunghezza. Tagliando da una parte, quindi rifilando abbastanza bene i due lati. E faccio delle striscette da, assolutamente senza prendere la misura, ma ve lo dico, da 14 centimetri. Ma non è importante la lunghezza,
è più importante la, la larghezza e faccio 4 di queste striscette. L'altezza che ho preso è 4,5 cm. Prendo i miei pannelli più larghi, prendo un pennellino di quelli scarsoni da battaglia, un bicchiere e verso della colla vinilica. Non la diluirò, potrei anche diluirla, ma non la diluirò. La metto semplicemente sul retro della mia carta, stendendola ben bene, e la adagerò qui sull'angolo, facendola venire leggermente fuori. Vi faccio vedere, così. E poi la rabboccherò. Voilà, così. Quindi eliminerò l'eccesso. Ok, farò la stessa cosa anche sull'angolo opposto. Eccoci qua, con i due angolini belli e fatti. Facciamolo anche dall'altra parte. Prenderemo questa carta più avanti. Per adesso prendiamone una bella porzione di un'altra a contrasto. Io ho questa verde bellissima. E prendo una porzione di carta che possa coprire i piatti, cioè i due pannelli che abbiamo realizzato, che in gergo si chiamano piatti. La metto nel verso che voglio che venga, metto perpendicolare al mio foglio e naturalmente prevedo una rabboccatura di qualche centimetro e mi ricordo che voglio che la carta che ho messo sotto si veda, ok? Quindi decido quanto voglio che si veda. Segno l'angolo senza muovere il foglio, segno anche da questo lato, segno anche 3 centimetri fuori, 3 centimetri, 2-3 centimetri sotto, rimanendo sempre perpendicolare, e 3 centimetri sopra. Saranno questi i rabbocchi. Metto la carta in doppio, spalla a spalla, e la ritaglio seguendo le linee che ho tracciato. Giunti a questo punto, mettiamo la colla sulla carta. Mi raccomando, la colla va sempre sulla cosa che va appiccicata e mai sul supporto in cui vanno appiccicate le cose. Questa è la parte più difficile. Superata questa, léger son frère. Mettiamo il piatto così e poggiamo sopra, voilà, la nostra carta. E poi dall'interno verso l'esterno stendiamo con delicatezza. Giriamo, angolo, angolo e piega. Quello che io sto facendo adesso con le mani, in legatoria, viene fatto tutto con questo strumento che si chiama stecca d'osso e serve per abbassare bene la carta e per togliere le eventuali grinze. Se non c'è colla in alcuni punti, mettiamola. Niente paura.
E adesso pieghiamo l'ultimo centro e poi il lato. Voilà! Non vi preoccupate se si strappa un po' la carta, non si vedrà. Questa non è carta da legatoria, quindi è possibile che con l'umido venga un po' via. E voilà! Questo è quello che avremo. Facciamo anche l'altro. A questo punto prendiamo la parte centrale, quella 8 cm e mezzo per 30, e con la carta con cui abbiamo fatto gli angoli ricaviamo un rettangolo che copra interamente, sbordando 2 cm per lato, il pezzo. Anche qui mettiamo la nostra colla. Appoggiamo il pezzo, assicuriamoci che sia tutto ben senza grinze, rigiriamolo e come prima chiudiamo gli angoli. Con questo non abbiamo finito, prendiamo nuovamente la nostra bella carta e tagliamo una striscia dritta che sia della grandezza e che sbordi di che sia della grandezza del nostro pezzo e che sbordi di 5 cm da ogni lato. Metto la colla su tutto, metto ben bene dritta la mia carta e mi aiuto col piano qui, ok, prendo il centrale e lo metto al centro, quindi lascio 5 da una parte e 5 dall'altra e poggio così e poi prendo anche i miei due piatti. Ora io per farlo bene devo girare questo. Lascio mezzo centimetro così tra un pezzo e l'altro e anche dall'altra parte lascio una piccola unghiatura, ok? Così si chiama questa fessura. E rabbocco. Ora velocemente giro e appiattisco il tutto e con un qualcosa tipo così, di che non tagli ma che pressi, quindi il retro di un coltello magari. Sapete i coltelli da formaggio che sono più morbidi? Ecco, faccio questa cosa. Uno e due. Voilà. Guardate che bel libro che è venuto fuori. Ma adesso lasciamolo riposare. Mentre lui riposa in piano, dobbiamo tagliare una carta. Io in questo caso la taglierò totalmente color cartone, nelle dimensioni di tutto il mio supporto, quindi tutto, meno mezzo centimetro per lato. Quindi a questo punto prendo il rullo di carta, mi segno i laterali, matita, 29 di qua e 29 di qua. Prendiamo il mega righellone e tracciamo la nostra linea. Ritaglio. Abbiamo detto che doveva essere 56 e mezzo, giusto? Quindi prendo la misura nella parte superiore
nella parte inferiore, traccio la perpendicolare e ritaglio. Mettiamo la colla su tutto. Prendiamo il nostro pezzo principale e adagiamo sopra questo. Ok, incolliamo tutto per bene. E quello che abbiamo è questo, tutto foderato benissimo. Ci siamo. A questo punto siamo arrivati al momento di dover fare le caselline del nostro calendario. Allora, cosa faremo? Molto semplicemente, con la squadretta, prenderemo l'altezza di 4 cm. Su ogni bicchiere, 4 cm dal margine. Ritagliamo, cercando di rimanere il più dritti possibili, il nostro bicchiere. Ora, naturalmente, io lo sto facendo con il bicchiere perché ce li ho da utilizzare, ce li ho da riciclare, ma se voi non avete dei bicchieri potete tranquillamente lavorare con del cartoncino. Fatevi delle striscioline da 4 cm e dopodiché io raddrizzo la mia circonferenza, voilà, creando appunto dei tondini così che siano tutti uguali. Ne faccio 24. A questo punto, dopo aver ritagliato il nostro bicchiere, facciamo semplicemente questo: togliamo un pezzettino di bordo e uniamolo in modo da far costituire un cerchio dritto. Quindi prendo la colla attaccatutto, che è migliore per questa funzione, ne metto un poco e unisco il cerchio così, che posso tener fermo con un pezzettino di scotch carta. Nel frattempo prendo una strisciolina di carta e la taglio così in più punti. Voilà. Prendo la mia colla, la passo su tutto il bicchiere, prendo la carta e la metto a giro attorno al mio bicchiere. Ho fatto le fessure perché se il bicchiere ha mantenuto leggermente la forma conica, così sarà più semplice piegare la carta. E chiudo. Facciamo così tutti i bicchieri. Dopo aver chiuso tutti i bicchieri, voi chiudeteli bene, ritagliamo la parte in più e mettiamo da parte. Io li ho rimpiccioliti leggermente, se voi invece li volete lasciare della stessa circonferenza del bicchiere, non c'è bisogno che facciate tutto questo traffico, basterà tagliare la porzione posteriore del bicchiere e lasciare il bicchiere così com'è e foderarlo come vi ho fatto vedere. A questo punto prendiamo un pezzo di carta che ci piace e pieghiamolo in quattro, così, ben bene, e poi ancora uno e due. Facciamo due di questi rotoli. Quindi prendiamo un bicchiere di plastica e tracciamo la circonferenza del bicchiere e ritagliamo questi cerchietti. Eccoli qua.
Adesso facciamo la stessa cosa con un pezzettino di carta pacchi non decorata, però la facciamo con il fondo del bicchiere che poggio e faccio, sì, certo, ombretta, e faccio la circonferenza. Questa, anzi, a differenza degli altri, li taglio con la forbici, con le forbici a zig zag. Adesso sovrapponiamo al centro di ogni dischetto, così, con la colla in stick, quindi. Uno di questi bollini a zig zag e su ognuno di questi bollini a zig zag mettiamo una stellina, così, e adesso su ognuna delle stelline mettiamo un bel numeretto. Vi faccio vedere solo il 24, comincio dall'ultimo. Voilà, e via via li facciamo tutti. È arrivato il momento di riprendere, scusate il caos sul tavolo, ma ho tutto il materiale, il nostro, la nostra carpetta che conterrà il nostro calendario, e con molta pazienza adesso mettiamo i nostri contenitori uno accanto all'altro, cercando di ridare la forma tonda, che comunque verrà ristabilita anche dal tappino, quindi non vi preoccupate, alla fine si vedrà questo, uno accanto all'altro, quindi mettiamoli tutti uno accanto all'altro, prima li proviamo e poi li appiccichiamo definitivamente. Appiccichiamoli. Attacca tutto o con l'accaldo, scegliete voi. E appoggiamo. All'interno di ogni ognuno degli alloggi, siccome sto mettendo della colla, non mi va di mettere a contatto il cioccolatino, quindi metterò un pirottino per stabilizzare bene il tutto e per renderlo più igienico possibile, perché ricordiamoci che mettiamo sempre del cibo all'interno. E voilà! Adesso è arrivato il momento di farcire, ma prima di farcire io ho preparato anche dei bigliettini, quindi li vado a inserire ognuno nel proprio alloggio. E adesso mettiamo i dolcini. E tappiamo i nostri vasettini. E allora, uno, prendiamo... pappete, tappiamolo, due, quindi prendo il laccetto verde, ne taglio due pezzi, uno, e li attacco qui a metà con un po' di attaccatutto. Io non lo sto facendo, ma voi accertatevi di attaccare i laccetti alla stessa altezza. Vediamo. Chiudo. Voilà. E faccio
un bel fiocco. Faccio i nodini alla fine, taglio l'eccesso e voilà! Ma stavo per dimenticare l'ultimo step, cioè mettere la foderina qui davanti con la scritta Merry Christmas. Sapete, non so se mi piace, però voglio provare. Vediamo. Per toglierla al limite c'è tempo. Prendo 3 centimetri da ogni lato prima di tagliare la figura. Quindi la rimpicciolisco. 3 di qui. Così. Sì, è più avvento così. E allora, attacca tutto. Vi metto qui. Adesso sì, è Natale. Bene, il calendario dell'avvento è finito. Noi ci vediamo subito dopo le foto. E anche per quest'anno che il Natale abbia inizio. Che bello il nostro calendario, un libro pieno di dolcezza. Potete svilupparlo nelle varie forme della vostra creatività, ma come vedete è un concetto molto semplice e soprattutto molto compatto. Con pochi soldi riuscite a fare qualcosa di veramente molto bello, ricicloso, ma soprattutto un qualcosa che parli di voi, di unico, perché potrete proprio guarnirlo a seconda del vostro gusto, sia dal punto di vista dei dolciumi che dal punto di vista estetico e del confezionamento proprio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così pollice in su, condivisione, e noi ci diamo appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Forse prepariamo l'albero di Natale. Io vi do appuntamento su tutti i miei altri social, quindi su Facebook, su Instagram, su TikTok. Vi do appuntamento ai corsi di arte per te, se volete iscrivervi, magari c'è ancora posto, domandate, vi sarà detto. E soprattutto vi aspetto anche sul canale Ombretta, il mio canale di lifestyle, e su Due Cuori Una Cappa, che se anche se fermo da un po', le ricette non scadono, sono sempre buone e sono fantastiche per le feste che stanno arrivando. Quindi consultate Due Cuori e Una Cappa, che spero presto tornerà ad aprire continuativamente le sue cucine. Datemi un attimo di tempo. Basta, non mi rimane che salutarvi e darvi appuntamento sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta, lo gnomo e arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!